Ciao a tutti, sono Vervido Games e oggi facciamo un quiz. Allora, ho trovato praticamente sto quiz che praticamente in base alle risposte che dai, in base alla tua personalità, ti consiglia che film vedere. Allora, vediamo, con questo quiz di personalità proveremo infatti ad analizzare le vostre caratteristiche proponendovi che film vedere più adatto a voi. Va bene, ok, direi di iniziare. In quale frase ti conosci maggiormente? Le cose piccole hanno l'aria di nulla, ma danno la pace. Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi l'occasione per comprendere. Nessuno migliorerà la tua sorte se non lo farai tu stesso. Chi non ride mai non è una persona seria. Voi ridete perché sono diverso, io rido perché siete tutti uguali. L'arte ci consente di trovare noi stessi e di perdere noi stessi nello stesso momento. Sapeva ascoltare, sapeva leggere. Non i libri, quelli sono buoni tutti. Sapeva leggere la gente. Ma io direi, voi ridete perché sono diverso, io rido perché siete tutti uguali. Magari voi direte, ma perché hai scelto questa frase? Allora, perché? Non lo so, perché quando ho letto quella frase mi è ritornata in mente quando andavo alle medie, che praticamente ero bullizzato, praticamente mi prendevano tutti in giro, ridevano. Però io non me la prendevo male, cioè nel senso ridevo anche io, cioè mi dicevo ma quanto sto coglioni. Cioè preferisco essere derisa e diversa rispetto a loro che sono tutti uguali e sono dei coglioni, no? Ecco, quindi per quello raga. Che cosa è più importante secondo te nella vita? Mettere se stessi al servizio degli altri senza dimenticare la condivisione non implica la perdita della propria personalità ed unicità. Capire quale sia proprio il proprio posto nel mondo perché si può trovare la felicità dove ci si senta a casa. Vivere appieno ogni giorno, cogliendo i piccoli dettagli positivi che fanno la differenza, se è possibile trasmettere agli altri, ok? Essere sempre fedeli a se stessi, non piegandosi alle tendenze del mondo. Il rispetto verso se stessi deve venire prima di ogni cosa, questo è vero. Sentirsi realizzati vivendo il presente, lavorando duramente in modo da ottenere il futuro che desidero. Questo anche, praticamente, questo riguarda YouTube. Cioè, è ovvio, vi dico la verità perché è inutile che dico no e faccio video così a caso. A me piacerebbe che questo diventasse il mio lavoro a tempo pieno, cioè a fare i video, perché è una cosa che mi piace. Poi mi piace anche far divertire la gente. Poi io ho aperto il canale per liberarmi, diciamo, dalla timidezza, perché cioè, diciamo che sono molto molto timida. Infatti sto cercando anche di fare i video per sbloccarmi, cioè sto cercando un modo di sbloccarmi. Comunque sì, mi piacerebbe fare questo lavoro perché è una cosa che mi piace, fare i video. Non per soldi oppure per queste cose qua, perché io ragazzi sto facendo video ma non sto guadagnando niente al momento. Anche perché per guadagnare dovessi avere 1000 iscritti e io 1000 iscritti non ne ho. Quindi cioè, e sono a marzo sono 2 anni che faccio video. Quindi, cioè, se lo volevo fare per soldi a quest'ora avrei smesso. Cioè, la cosa brutta è stata quando stavo facendo le serie, che il canale stava andando bene, mi piacevano, tutto ok. Anche perché lavoravo duramente, perché non so se vi ricordate, ma mi portavo 2 serie ogni giorno, alcune volte anche 3 serie ogni giorno. Cioè, figuratevi, stavo dalla mattina alla sera attaccata al computer, perché era una cosa che mi piaceva fare, non perché di guadagnare ragazzi non guadagno niente. La cosa brutta è che poi ho dovuto eliminare tutte queste serie per colpa dei copyright, quindi avevo 700 qualcosa di video, me ne erano rimasti 100 qualcosa, quindi vedete la maggior parte del mio lavoro è andata proprio nel cesso, cioè purtroppo l'ho dovuta cancellare. Però ragazzi, ecco, quello che vi voglio dire, se avete un sogno, non fermatevi al primo ostacolo, non fermatevi. Allora, poi che cosa? Essere malleabili per comprendere il mondo in cui viviamo senza averne paura e adattarsi ad esso. Mettere in primo piano la famiglia e i propri affetti, perché senza di loro non potrei mai sentirmi realizzato. Anche questo è vero, la mia famiglia, la famiglia è la cosa più importante proprio, quindi direi, allora qua è molto difficile perché qui è sentirmi realizzato, però io scelgo la mia famiglia. La famiglia è la cosa più importante. Qual è la tua priorità prima di andare a letto? Augurare la buonanotte alle persone a cui voglio bene, ecco questo direi. Leggo le notizie del giorno, ripensare alla mia giornata chiedendomi se sarebbe potuta andare diversamente, quello sì. Parlo con un amico,
seguo la mia piccola routine. Ah, vabbè, è vero, cioè, magari mi metto lì a guardare serie, guardare il cellulare, scrollare vari social network, faccio qualcosa per staccare completamente. Ma direi augura la buonanotte alla persona a cui voglio bene. In che caratteristiche di quale animale ti riconosci? Nell'orso, perché ama vivere da solo. No, non mi piace stare da sola. Quindi no. Nel cane, perché è simpatico ed è il miglior amico dell'uomo. Nella pantera, perché è misteriosa. Ecco, qua ci sono tanti. Cioè, ci sono molte persone che mi dicono: ma te sei proprio misteriosa. Perché? Perché sono timida, quindi faccio fatica a parlare, eh? E quindi le persone si chiedono se magari non parlo per timidezza o per diffidenza, oppure perché magari me la tiro. Ma non è così, ragazzi, non me la tiro proprio per niente, purtroppo è la mia timidezza, quindi mi sa direi forse più questo. Comunque leggiamo anche le altre. Negato perché è bello ma diffidente. Sì, diffidente, lo sapete, io sono molto diffidente. Nel cavallo perché è capace di vivere in branco, nel cigno la sua forma elegante, nel pratico perché nessun mondo lento e rilassato. Direi allora tra queste due, o pantera o gatto, ma direi più la pantera, dai. Scegli il titolo di una canzone: In My Life, Summertime Sadness. Sinceramente non lo so. Allora, io qua non scelgo in base alla mia personalità, scelgo in base alla canzone che mi piace e che magari, non lo so, mi fa ricordare qualcosa, qualche ricordo che ho. Ecco, tipo We Are The Champions mi fa pensare quando l'Italia ha vinto i mondiali, ecco. Ed è stato, ed è proprio il ricordo più bello forse che ho, ma veramente, cioè, quando cacchio la rivediamo l'Italia vince i mondiali. C'è una cosa che succede raramente. Che tipologia di persone ti infastidisce maggiormente? Chi si omologa alla massa? Chi continua a lamentarsi della propria situazione anziché tentare di migliorarla? Chi si prende troppo sul serio? Chi non apprezza quello che ha? Chi ama parlare ma non ascoltare? Chi rimane sulla superficie delle cose anziché scovarne il significato? Chi giudica se anziché capire? Direi chi non apprezza quello che ha, perché ragazzi, ora vi spiego. Dico quella lì perché ci sono tante persone che stanno a lamentarsi per qualche cazzata. Ovviamente anche io lo faccio, tutti lo facciamo. Penso che qualsiasi persona al mondo si lamenti per qualsiasi cosa, anche per qualche cazzata. Però io penso sempre che alla fine, anche se magari non hai qualcosa e magari vorresti avere, però è meglio la salute, perché tutte le volte che penso a qualcosa che non ho, penso a quelle povere persone che in questo momento sono in ospedale, anche bambini che lottano tra la vita e la morte, ed è una cosa bruttissima. Sì, lo so che è un pensiero brutto, però penso e dico, quelle persone vorrebbero avere tanto la salute e magari delle altre cose se ne fottono, ecco. E quindi, cioè, penso che è meglio avere la salute piuttosto che pensare a qualche cazzata oppure a un qualcosa che vorresti avere, cioè. Quindi ragazzi, a tutto c'è rimedio, però a morte no, purtroppo. Quindi, cioè, io penso sempre a quello tutte le volte che dico magari no, aspetta, ma allora penso a quelle povere persone che stanno male e dico, cavoli, io sono fortunatissima, mi devo sentire fortunata perché la salute ce l'ho. Quindi ecco ragazzi, prima magari di stare lì a lamentarvi, pensate a queste cose. E niente, vabbè, andiamo avanti. Se ti dico il libro, tu pensi alla bellezza delle storie raccontate, alle storie dei personaggi in cui mi sono riconosciuta, sì, alcune volte magari a come sono descritti i personaggi, oppure il loro carattere, oppure, sì. Il profumo delle pagine, i libri per i bambini che mi leggevano da piccolo, tutti quelli che ho prestato agli altri, no, non ho mai prestato un libro a nessuno, insieme, non perché non l'ho voluto prestare, però non mi è mai capitato, o forse una volta sì, non mi ricordo, vabbè, un insieme di informazioni utili che possa arricchire la mia conoscenza nel book, direi le storie dei personaggi come mi sono riconosciuto.
Io sono Mr. Number 5. No, è bellissimo sto film, me lo vado a riguardare, c'ho addirittura il DVD. No, è bellissimo. Diretto da Kristen, ok? Le parole chiave che catturano l'essenza del film sono fondamentalmente tre: amore, perseveranza, autoironia. Quale altro padre, infatti, se non grazie all'amore per la famiglia, avrebbe deciso di travestirsi da domestica? Era troppo forte quando puliva a casa. Mamma mia, le risate mi sono fatta. Poverino, per stare vicino ai suoi figli, cioè, si è fatto fare da suo fratello sta maschera, si è vestito da donna. Cioè, vedete che amore che aveva questo padre per i suoi figli? Si è travestito, insomma, e stava vicino ai suoi figli. Cioè, veramente, mamma mia, mi è dispiaciuto tanto. Quando questo attore è morto, ci sono rimasta di merda. E niente, ragazzi. Vediamo qualcosa c'è scritto, anche perché voglio vedere perché mi hanno affidato sto film in base alla mia personalità. È una pellicola divertente, ma contemporaneamente molto amara. Perché te la consigliamo? Perché, come probabilmente sai, l'umorismo a volte è una vera e propria arma di difesa in un mondo freddo e senza scrupoli. L'ottimismo ha permesso al protagonista di non buttarsi giù, nonostante una devastante sentenza, ma di rinnovare se stesso e rimettersi in gioco. Questo perché il suo focus, come anche il tuo, è legato alle relazioni umane, all'amore e agli affetti. Vale la pena perdersi un po' per ritrovare le persone che si amano. Ecco, Mr. Double Five fa ridere, ma anche riflettere proprio per la sua e la tua duplice personalità. Sapere che il mondo può a volte essere duro e crudele, ma sapere anche che tu non lo sei e sei in grado di adattarti ad esso senza soccombergli. Ma direi che, cioè, da quello che ho letto ci sta, come mia personalità. Poi ha scelto pure un film che a me piace un casino. E niente, ragazzi. Cioè, diciamo che questo film è molto importante, che ti fa capire che al primo ostacolo una non si deve fermare. Quindi direi che è proprio adatto a me. E niente, ragazzi. Io direi di finire qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao.